stars. Ha sfondato il muro. Ha sfondato un muro di mattoni. Cosa ti fa pensare che un armadio bloccherà? Che un armadio bloccherà tutto. Ehi gente, questo è Vildol. Benvenuto sul canale con l'inizio di una nuovissima serie. Non poteva che arrivare prima o poi, era inevitabile. Qualcuno di voi l'avrà riconosciuto da questo menu basilare, anche se in realtà è un gioco molto recente ed è molto complicato. È stato creato utilizzando lo stesso motore grafico del predecessore e stiamo parlando da niente poco di meno che Resident Evil 3. Opzioni e niente di che, niente da cambiare, me l'hanno già fatte configurare all'inizio, quindi niente di che. E non possiamo fare altro che buttarci nell'avventura. E modalità di gioco assistita, no grazie, standard, estrema no, estrema non fa per me. Proviamo con standard, godiamoci un po' la storia. La storia dovrebbe essere ovviamente la stessa di Resident Evil 3, se non piccole modifiche per rendere il gioco più, la storia un pochino più fluida. Ovvero, Jill Valentine si ritrova a Raccoon City. Non ricordiamo altre epidemie diffuse. Doppiaggio italiano, mi piace. Inferocite stanno dando fuoco agli edifici e... Le autorità si preparano ad altre rivolte. Perché stanno restando uno zombie? Oddio mio. Immaginate una roba così. Io non esiterei a investire in una persona del genere. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. Il CDC sarebbe una specie di... La dedizione, di forza di contenimento o di quarantena. Sono i valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. Sì, ho guardato tutti i film, sono tutte balle quelle che ti stai raccontando. Ragazzo. È con questi principi. Ecco, quella pettinatura appena uscito da Harvard. Piccolo nazistello pronto a distruggere l'intero mondo, eh. Madonna, ti infilerei tanti di quei proiettili in quella faccia di melma. Umbrella. Qui dovrebbero, mi pare che stanno creando il Nemesis. Eh sì, sono abbastanza convinto che stanno creando il Nemesis qui. Questa parte per esempio su Resident Evil 3, il vero Resident Evil 3, quello che era uscito nel 99? Sì, mi pare sia uscito nel 99 il primo Resident Evil 3. E non mostrava certe scene. E iniziava con Jill Valentine direttamente in un vicolo infuocato che doveva scappare dagli zombie. Questo gioco dovrebbe avere tutte le stesse cose di Resident Evil 2, se non una piccola eccezione, ovvero la possibilità di schivare, che era presente per l'appunto anche su Resident Evil 3, per la prima volta nella storia di Resident Evil. La possibilità di schivare gli zombie. In realtà non era schivare, più che altro era spingere, strattonarli e rimbambirli fuori dal loro percorso. Ma qui veramente, a quanto pare, si può schivare. Una specie di schivata alla Dark Souls, cioè se... Perché sta laggando così tanto? Se è ben calibrata, col tempismo giusto, allora teoricamente non dovremmo subire danni. Teoricamente. Che sta succedendo? Mi sta laggando un po' troppo, non mi piace sta cosa. Resident Evil 2 non mi stava laggando. Perché questo mi sta laggando? E poi... No, dovrebbe essere in terza persona. Perché in prima persona? Non mi vedo le zampe. Mi vedo le zampe anteriori, ma non mi vedo quelle posteriori. Sta laggando un pochino. Adesso arrivo. Ok, adesso dovrebbe andare un pochino più fluido. Ed è strano, perché era comunque... L'utilizzo di memoria non è così elevato. Quindi teoricamente non doveva crearmi tutti questi problemi. Però per qualche motivo stavo laggando quando mi sono risvegliato. Strano. Si vede che caricava la mappa. Tutto qui. E non si legge niente qui. Porca miseria, stupido fulmine. Mi fai sembrare un mostro. Non riesco a vedere qui. Eppure la qualità è abbastanza elevata. Perché non riesco a leggere? Ah. È strano che sia in prima persona. Dai gameplay che ho visto mi ricordavo fosse in terza persona. Devo andare nel bagno perché la porta è socchiusa. Oppure devo uscire dall'appartamento. Dubito fortemente. Ovviamente devo sempre andare verso le porte socchiuse. Sempre. Quando mai? Clic per aprirle? Oddio mio, mi vedo. Oh, perché si è chiusa? No, non sono stato io. Si è chiusa automaticamente? Oh, ah, si chiude automaticamente. Mi stavo spaventando che ci fosse un fantasma. Ok, fosse dentro un incubo. Perché hai lasciato la luce, l'acqua accesa, Jill? È ovvio che non riesci a dormire se lasci l'acqua accesa. Quanti bambini in Africa staranno morendo di sete per colpa tua? Sangue? Non guardare il soffitto. Non guardare. Ah, sono io. Ah, ok, è un brutto sogno. Si sta trasformando in uno zombie. Sì, è un brutto sogno. Stai tranquilla, è un brutto sogno. Qui praticamente è poco dopo gli eventi di Resident Evil 1, ovvero quelli della magione, quindi lei è palesemente ancora traumatizzata per quello che è successo lì. Ovviamente lui non ci sopravvissuti. Secondo la lore sono lei, Chris, Barry e Rebecca. È Albert Wesker, tra virgolette, che teoricamente dovrebbe essere morto, ma in realtà è ancora vivo.
No, 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 non fa. No, 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 no. Che sei scema? Ma che razza di sogno fai? Cioè, beh, non è una scelta sbagliata. Porre fine alla propria sofferenza piuttosto che diventare uno zombie. Non è una scelta sbagliata. Che troia. Oh, sì, puoi dirlo forte. Che sogno, eh? Di chi è quella foto? Beh, diciamo che non è una cosa di tutti i giorni quella che hai visto a Raccoon City. Poi dirò addio a questa città. Che sfiga. Volevo scappare qua, però non sa. Non sa cosa sta per succedere questi tre giorni. Diciamo che verrà prima la pensione anticipata e non saranno questi, non dovrai neanche attendere tre giorni. Se andrà tutto bene, scapperemo già oggi. Oh, la luce. Rapporto di Jill. 26 settembre 1998. Sono già passati 2 mesi dall'incidente provocato dall'ombrella. A causa della mia sospensione, le indagini non sono proseguite come speravo. Molto probabilmente questo rapporto su ciò che ho scoperto sarà il mio ultimo lavoro come agente STARS. Posso solo sperare che aiuti a far scoprire la verità. Il virus T. Le persone infette da questo virus sembrano trasformarsi letteralmente in zombie. Il virus pare diffondersi con diverse modalità, attraverso i fluidi corporei, in maniera particolare tramite la saliva trasmessa in seguito a seguito di un morso, attraverso il contatto con corvi o altri rapaci che si sono cibati dalla carcassa infetta. Non è da escludere la diffusione attraverso le vie aeree, vista la resistenza del virus. Noi che siamo sopravvissuti all'incidente non mostriamo ancora alcun sintomo. Non è chiaro se ciò sia dovuto a un lungo periodo di incubazione o perché ci siamo rivelati immuni all'infezione. Dobbiamo rimanere allerta anche dopo la conclusione delle indagini. Personalmente, a parte una leggera insonnia, credo di star bene, ma non dovrei essere troppo ottimista. C'è sempre possibilità che l'incubazione duri più di a lungo di quanto precedentemente ipotizzato. Quindi abbiamo Jill Valentine che è ipocondriaca. Cioè si sta immaginando tutti i sintomi e quindi ha questi brutti incubi. Cos'è questo? Appunti sulle indagini. La Umbrella 1, azienda farmaceutica leader nel settore. Ricerche localizzate sullo sviluppo di armi a scopi militari. Effettuate sotto la facciata di azienda farmaceutica. Sviluppa armi biologiche in segreto. 2, diffusione del virus T in laboratori su Monti Arklay, causa dell'incidente sulla villa. 3, collusioni con i vertici della città di Raccoon City. Ingenti somme di denaro donate al sindaco Warren. Controllo di influenza su tutta la città. Quindi è per questo che lei... Dovremmo magari chiudere la finestra? Ma è chiusa la finestra? Dove sta arrivando tutta sta ventata che sta muovendo? Ah, il ventilatore. Oh mio Dio, ma è una figata. Quando il ventilatore si gira di qua, i fogliettini volano. Hai capito che figata? Altro da vedere? Lettera non inviata. Sono prigioniera nella mia stessa casa. Vedo spesso gli uomini nell'edificio dall'altra parte della strada osservarmi dalle loro finestre. Li avrà mandati Irons o sono della Umbrella? Non che questo faccia molta differenza in realtà. Allora, Resident Evil 3 ha luogo poco prima di Resident Evil 2. Questa è una cosa che alcuni di voi non sapranno. Quindi teoricamente Irons è ancora vivo, non è ancora scoppiato tutto l'incidente. Quando Leon è arrivato, avete presente che quando è arrivato Leon c'era proprio il chiasso, il baccano, proprio il casino di tutta Raccoon City infestata dagli zombie. Questa cosa non è ancora successo, ma sta per succedere proprio adesso con Jill Valentine. E lei vivrà proprio, diciamo, l'ora zero dell'infezione sull'intera Raccoon City. So cosa stanno cercando di fare. Vogliono sfiancarmi mentalmente, tormentarmi. Ci stanno riuscendo. Ho perso l'appetito e anche il sonno. Sento che sto impazzendo. Mi sento come un morto che cammina. Presto lo sarai. Non è vero, sto scherzando. Ma non gliela darò vinta. Devo andarmene da questa città e fare in modo che la gente sappia che sto... cosa sta succedendo. Temo che manderanno qualcuno a farmi tenere la bocca chiusa. Se dovessi venire a sapere che mi hanno uccisa, o peggio, sarai tu a riprendere le indagini dove le ho interrotte. Ti allego i documenti in mio possesso. Troverai tutte le informazioni necessarie, sempre se questa busta arrivi intatta. Ti arrivi intatta. Andrò via di notte, tra 5 giorni. Augurami buona fortuna. A chi era dedicata questa lettera? Penso a Chris Redfield, è l'unico di cui si può fidare lei, teoricamente. È l'unico che può credere alle sue indagini. Veramente l'acqua è ancora accesa? Ma sei scema, Jill? Perché? Ma spegni sto rubinetto. Che è sto spreco? E poi perché in prima persona? Mi ricordavo fosse in terza persona. C'è un modo per cambiare le impostazioni? Ah, non stavo veramente sognando. Cioè, l'acqua era veramente accesa, non era solo un sogno. Forza, ipocondriaca, che stai bene. Oh, quanto sono bella, oh sì. È questo che ti stai pensando? No, sta solo controllando se non ha sintomi dell'infezione. Ha paura di essere infetta del virus T. Dal virus T. Quindi si preoccupa davvero. Oh, è passato in terza persona. Come mai? Io non ho fatto niente. Oh, telefono. Telefono. Ma sorella! Penso sia maleducato uscire senza rispondere al telefono, vero? E infatti non posso uscire.
Posso correre? No, dentro casa non si corre. Però guardate, il ventilatore punta verso i fogli. E questo si sta muovendo, tanta roba. Arrivo. Pronto? Chi è? Moshi Moshi? Jill, stai bene? Cosa c'è? Senti, anche Brad è ancora vivo, ovviamente. Non è stato infetto. Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Come mai? Fammi prendere. Oddio, mannaggia a te. Come ti sembra? Jumpscare in 2 minuti di gioco. Oh, il Nemesis così presto. Questo è il Nemesis. No, 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 non ti servirà a niente. È un calcio così, in realtà, nella vita vera e propria. Scappa, Jill. Fidati di me. Scappa, Jill. Jill scappa. Oddio mio. Oh, porca miseria. Finalmente hai capito che devi scappare. Non serve a molto. No, no, no. Che cazzo stai facendo? Corri, 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 corri. Non posso guardare indietro. Si chiama Nemesis. Ed è una cosa mandata a distruggere tutti gli agenti della Stars. Infatti, però è strano, non sta dicendo neanche una volta Stars. Stars. Ha sfondato il muro. Ha sfondato un muro di mattoni. Cosa ti fa pensare che un armadio bloccherà? Che un armadio bloccherà tutto. Ma mi sta seguendo? Oddio, è scoppiata l'infezione. Ehi, coso? Hai bisogno di una mano? Dai, cadi. Forza, forza. Ah! Ops. Avrei potuto aiutarlo, credo. In qualche modo. Suppongo che avrei potuto aiutarlo. Da coso di gioco di cacchio. Oh. Questa è la mia abilità di schivata? Oh, quello non mi piace. Dove me lo devo infilare quel coso? No, 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 no. Lasciami andare. Devo fare qualcosa? Dimmi che non è un gioco quick time event. Spero proprio di no. Corri, Jill. Corri, Jill. Non guardare indietro ancora. Ok, devo andare di qua. Corri, Jill. Corri, Jill. Uscita di emergenza? Sì, uscita. Ah, madonna mia, ma cos'è sto gioco? Mi farà venire un infarto. Oh, ma mi segue ancora? Non sembra seguirmi. No, si è chiusa la porta, perfetto. No. Ok. Ok. Ok, ma dai! Ma cos'è sta roba? Mi ha fatto vedere la scala, sto suino. Ero convinto di averla scampata, invece. Rieccomi qua. Forza, dobbiamo andare verso la... Ok, siamo scesi al piano di sotto, senza la scala. Perfetto, meglio così. Siamo al piano terra. Corri! Corri! No, no, no! Oh, cacchio. Oh, cacchio. No, 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 no. Corri, Jill. Jill, non iniziare a zoppicare adesso. Jill, non iniziare a zoppicare adesso. Bestia, corri! Ok. Oh. Ah, coglioni, si è bloccato da solo. Bel lavoro, scemo. Bel lavoro, scemo. E immagino di essere disarmato. Ecco, praticamente Resident Evil 3 iniziava qui. Oddio. Più o meno. Semplicemente l'unica differenza è che io ero circondato dagli zombie, ma almeno avevo una pistola. Ora invece non ho niente. Oh! Da questa parte! Oh, Brad! Brad! Ok, è diverso, è diverso. È diverso da Resident Evil 3. Stai bene? Che cos'era quello? Questo sarebbe il pilota dell'aereo. Pare che ce l'abbia con gli unici due Stars rimasti in città. Quello che sentivamo nella radio. Io me la squaglio. Guardati intorno. Più tempo passa, più siamo fottuti. E come scappiamo, ragazzo? L'elicottero ce l'hai? Come è potuto succedere così in fretta? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Aspettami, non riesco a correre. Molto peggio di Arkley. Eh sì. C'è molta più gente da infettare, sai? Oh, cacchio. Questa sembra proprio un'emergenza. Ehi, aspetta! Siamo qui! Ma più o meno. Oh, posso correre. Non posso crederci. Ma corre in automatico. A propagarsi così. Oddio. Sono tutti zombie quelli. Brad! Stai attento! Si sanno arrampicare. Oh Gesù. Non dirmi che in questo gioco si sanno arrampicare. Questa sarebbe una cosa molto grave. Quanti cazzo sono? Troppi. Decisamente troppi. Oddio mio. No, 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 no. Jill, 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 Jill. Corri, 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 corri. Jill, 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 Jill. Via, 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 via. Ah beh, ah beh. Sicuramente ha aiutato in maniera molto, molto elevata. No! Ok. Purtroppo Brad... Merda! Non pensarci adesso! Allora, il fatto è che noi possiamo venire morsi quanto vogliamo dagli zombie. No, ti prego!
Siamo ancora una squadra. Certo. Sì. Allora non mandare tutto puttane come me. Vai! Ah. Perdonami, Brad. Noi possiamo farci mordere dagli zombie quanto ci pare piace. Oh, una pistola. Quanto ci pare piace. Scusa. Per fortuna, senza diventare zombie, Brad invece quel morso. Per Brad quel morso sarà letale. Lo ritroveremo bello bianco. Bianco, trasparente. No, no, io non devo spararti. Ok, si spara. Ho solo 5 colpi, ma io non ho intenzione di spararli. Meglio scappare. Ho solo 5 colpi, ma li voglio far durare per bene. Oh, mannaggia a te. Poteva cadermi in testa sta roba. Poi mi abbassa. Ah, si abbassa in automatico. Mi va bene così. Ehi, bellissimo. Resta lì, grazie. No, 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 non vuole restare qui. Apri. Nel vicolo. Raggiungi il tetto del parcheggio. Oh. Il parcheggio. Ah, è l'aereo. Ok, l'aereo di soccorso. Perfetto. Perfetto. Via, 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 via. Jill, non devi fare piano. Oh, un essere umano. Signore, sta bene. Ah. Indietro. Non ti avvicinare. Sono un poliziotto. Non ho sentito. Un elicottero sta venendo a salvarci. Salvarci? Io non mi muovo da qui. Sono fatti tuoi, eh? Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci l'unico insieme. L'unico posto sicuro è qui dentro. Va bene, buona fortuna per quando ti verrà fame e sete e dovrai cagare. Dai, scemo. Vuole dirmi come si chiama? Non posso lasciarla qui. Invece sì, che posso Dario lasciarlo. Dario Rosso. Dario Rosso. E non mi fido di te. Scommetto che vuoi solo fregarmi il rifugio. Sei proprio scemo, sei. Portatelo, dolcezza. Dolcezza. Oh, questa porta si chiude solo da fuori, lo sai, vero? Quindi teoricamente dovrei riuscire ad aprirla. Darsi una calmata. Ah, posso ancora parlargli? Voglio solo aiutarla. Sì, beh, state facendo un ottimo lavoro. Eh beh, sai com'è? Si chiama arma biologica per un motivo. Vaffanculo. Che animale. Senta, glielo dico per l'ultima volta. Nessuno verrà più a salvarlo. Questo è vero. Io non mi muovo da qui. Beh, buona fortuna con il nucleare. Devo morire di fame qui dentro che finire in pasto a quei mostri schifosi. Ma non finirai in pasto a quei mostri schifosi. Ora non se mi seguirai. Anzi, probabilmente sì, non sei... Ah, non vuole più parlare. Vabbè, buona fortuna, per quando arriverà la bomba nucleare e cancellerà tutto questo posto. Oh, munizioni. Solo 7 colpi, ma che schifo, solo 7 proiettili. Vabbè, almeno c'ho il coltello. Quello che Brad ha droppato. Oh, Gesù, no. Questi sanno saltare. Questi sanno saltare. Questi suini sanno saltare. Non è la prima volta che mi capita. Sei coraggiosa, Jill, sei coraggiosa. Cosa ti fa pensare che quel cancello non crollerà? Ah, mannaggia a te! Oh. Ah. Anche questo vetro, cosa ti fa pensare che non si romperà prima o poi? Continua a ruttare lì. A me va benissimo. Tu sei vivo? Sembreresti proprio vivo. Cosa mi fa pensare? Ah, ma dai! Ma cos'è sto gioco? Madonna, 5 jumpscare in un episodio! Merda. Ehi, simpatico... Oddio mio! Ho premuto click. Mi ha morso lo stesso, non avevo il coltello. No, rimani per i fatti tuoi, io voglio usare l'ascensore. È riuscito a mordermi quel suino. Via, 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 via. Non ti incastrare. No, non scherzare, Non scherzare, Un calcio in culo. Hai un coltello che puoi infilargli in testa. Però è strano. Pensavo che premendo click avrei utilizzato il coltello per difendermi. Invece non ha funzionato. Forse più in là sblocco questa abilità. Oh. Quanta vita ho? No, oh, sono sul tetto. Che gentile ad aspettarmi. Arrivo. Dammi un secondo, sto arrivando. Oh. Davvero? Oh! Stavo per dire, davvero riesco a scappare con un elicottero? Neanche in tempo a elaborare la mia parola, la mia frase. Neanche in tempo. Chi è stato? Ah, ok. Mi ricordo che aveva un lanciarazzi il signorino, me lo ricordo bene. Aveva un lanciarazzi il suino e faceva esplodere tutto. Aveva anche un lanciafiamme, tra l'altro. Spazio? No problema. No, figurati se parte. Beh, c'è un motivo se quello lì è morto là dentro. Spazio? Ancora? Oh, è partito. È il mio turno, stronzo! Click! Tu hai visto che ha sfondato un muro di mattoni? Cosa ti fa pensare... Ah, devo tenere premuto. Cosa ti fa pensare che una macchina lo butterà via? E non stai ancora premendo sull'acceleratore. Non sta funzionando molto bene. Oh, ha funzionato! Oddio mio! No, non credo sia morto. È impossibile che sia morto.
È letteralmente impossibile che quella bestia schifosa sia morta dopo una roba così. Camminava tra le fiamme come se fosse niente, come se fosse una sauna per lui. Infatti. Jill. Brava. Supera i tuoi dolori fisici alle articolazioni, inizia a muovere il culo. Dobbiamo levare le tende. Oddio. Ho visto la benzina a terra, immaginavo che sarebbe esploso. Però è bello, eh. Cosa devo fare? Ah, devo indietreggiare. Non posso spararli? A questa velocità sicuramente lo semineremo tra qualche anno. Ehi, stronzone. Stronzone. È una dinamite, scemo, non la devi prendere. Ah, è una cerazza. Oh, Gesù. Chi è questo? È la miseria. Non hai fatto un baffo, non l'hai fatto. Chi è questo? Ehi, hey, tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Oh, che è un maccione. Sono Carlos. È dell'ombra. Ah, Carlos! Coraggio. Ah beh, è proprio un figaccione Carlos allora. Cioè, rispetto al 3, è proprio un figaccione è diventato. Io avrei preso anche il lanciarazzi, fossi in te. Che bel firulin che abbiamo, eh. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Dimmi che mi darai quella carabina. Dimmi che mi darai quella carabina. Stiamo usando un quell'M4. Treno della metro. Non puntarmi quel fucile addosso, neanche per sbaglio. È sicuro. Ancora che me lo punti addosso. Sto bene. Ehi, non mordo. Ma non ancora. Non ancora. Andiamo. Questo sembra Alien. Solo che è molto più grande. Penso sia più Godzilla. Mi piace. Chi è il coglione che l'ha chiusa? Ehi, cosa diavolo era quel mostro? Si chiama Nemesis. Mai visto nulla. Lo scopriremo presto. Però non dice Stars come sul 3. Ha di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Stars. È tutto tuo. Tranquilla. Sei in buone mani. Missione contromisure minacce biologiche della Umbrella. UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Dai, possiamo fidarci. Non è vero che lui è la causa di tutto questo. Qui per aiutare i civili. Che cosa c'entra l'Umbrella? Che cosa c'entra l'Umbrella? È lei che ha rilasciato con questo virus. La tua azienda è la diretta responsabile di questa cazzo di epidemia. Vero. Non ho idea. Ah, non mette in pausa quanto equipaggio il coso. Di cosa tu stia parlando? Sei libera di non fidarti. Ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Yo. Ah, ma proprio punzecchi con questo coltello. Avanti, da questa parte. Forza. Oh, un treno. Possiamo prendere il treno, magari? No? Non funziona il treno. Come non detto. Skull Stalker. Ah, prendiamo veramente il treno. Capitano? Alla signorina serve aiuto. Salve. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiama? Sta un po' laggando. Ogni volta che ci sono le cazzo in lag, non riesco a capire il perché. Dovrò sistemare questa cosa. Sei un membro d'elite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. E tu come fai a saperlo? Si chiama qualcosa come Valentine. Corretto. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? Molto tragica. La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Ah. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno. Immagino che vi dovrò aiutare a far partire il treno. Sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Nessun problema. Quella ferita è un morso, no? Non mi pare fosse stato morso lui. Va bene. Ma non mi ricordo neanche di averlo incontrato in realtà su Resident Evil 3. Ma è per loro che lo faccio. Troppi anni sono passati da quando ho giocato. Bene, siamo sulla stessa parte. Caro Squad, carino, eh. Simpatico e carino, mi piace. Ok, superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. Perfetto. So cos'è una radio. Oh, che cazzuta che Jill, eh. Oh,
Donna indipendente. Ti vogliono solo aiutare, un po' di educazione. Sali al piano di sopra. Dio mio, devo sistemare sta cosa del lag. Ok. Ah, facciamo che terremo per ora l'episodio. Quindi, grazie per avermi guardato fin qui. Ci vediamo nella prossima puntata. Ricordatevi di lasciare un commento, un like sul mio canale, magari condividerlo con i vostri amici. Vi auguro una bellissima serata. Ho premuto per sbaglio spazio, non vi spaventate. E... balla balla!